Cazu. Pieno d'allegria, per la felice soluzione dei suoi problemi, Renzo esce dal lazzaretto e trova motivo di gioia anche in una quazzona che è cominciato come una grandine di goccioloni radi e impetuosi. Ben presto viene giù a secchi. Ancora più lieto sarebbe se potesse indovinare ciò che si dirà pochi giorni dopo, che tutta quell'acqua aveva portato via il pericolo del contagio. Il nostro viaggiatore cammina incurante della fatica, solo premuroso di arrivare presto al suo paese. E ogni tanto dice tra sé, dandosi una fregatina alle mani: l'ho trovata, è guarita, è mia. Cammina tutta la notte facendo una piccola sosta a Sesto per comprarsi due pani. Passa per Monza e all'alba, tutto fradicio, si trova in cospetto dei suoi monti sulla riva dell'Adda. Non era mai spiovuto, ma a un certo punto da diluvio era diventata pioggia e poi un'acquerognola fine fine. Un'acquerugiola fine fine, cheta cheta. Uguale uguale. E così, tutto fradicio e infangato, Renzo arriva in casa dell'amico che non aveva mai visto un uomo peggio conciato e più contento. Là c'è, dice esultante, là c'è. Sana, guarita che è meglio, devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo. Ma cose grandi, cose di fuoco, ti racconterò poi tutto. Ma come sei conciato, son bello, eh? Renzo poi si asciuga, si ripulisce, aiuta l'amico a preparare una buona colazione. L'indomani si reca alla svelta Pasturo per raccontar tutto ad Agnese. Renzo a Pasturo da Agnese. Cercò ad Agnese, sentì che stava bene e gli fu insegnata la casuccia isolata dove abitava. Ci andò, la chiamò dalla strada, a una tal voce e si affacciò di corsa alla finestra. E mentre stava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevene dicendo: Lucia è guarita, l'ho veduta ieri l'altro, vi saluta, verrà presto, e poi ne ho di cose da dirvi. Tra la sorpresa dell'apparizione, la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda, senza finir nulla. Poi, dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse: Vengo ad aprirvi. Aspettate, è la peste, disse Renzo. Voi non l'avete avuta, credo. Io no, e voi? Io sì, ma voi dunque dovete aver giudizio. Vengo da Milano. E sentirete, sono stato proprio nel contagio fino agli occhi. È vero che mi sono mutato tutto da capo a piedi. Che mi sono mutato. È vero che mi sono cambiato tutto da capo a piedi, ma è una porcheria che si attacca alle volte come un maleficio. E già che il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito questo influsso, perché siete la nostra mamma e voglio che campiamo insieme un bel pezzo allegramente a conto del gran patire che abbiamo fatto, almeno io. Ma, cominciava Agnese, interruppe Renzo, non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete, che demano non ce n'è più.
Andiamo in qualche luogo all'aperto, dove si possa parlare con comodo, senza pericolo, e sentirete. Agnese gli indicò un orto che era dietro la casa. E soggiunse: entrate lì e vedrete che c'è due panche, l'una in faccia all'altra, che paiono messe apposta. Io vengo subito. Renzo andò a mettersi a sedere su di una. Un momento dopo Agnese si trovò sull'altra. E sono certo che se il lettore informato com'è delle cose antecedenti avesse potuto trovarsi lì in terzo, a vedere con gli occhi quella conversazione così animata, a sentire con le orecchie quei racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi. E Don Rodrigo e il padre Cristoforo e tutto il resto, e quelle descrizioni dell'avvenire, chiare e positive, come quelle del passato, sono certo, dico, che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venire via. Ma davvero, sulla carta tutta quella conversazione, con parole mute, fatte d'inchiostro, e senza trovarci un solo fatto nuovo, sono di parere che non se ne curi molto. E che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che si andrebbe a mettere sul caso tutti insieme in quel paese del Bergamasco, dove Renzo aveva già un buon avviamento. In quanto al tempo non si poteva decidere nulla perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Appena cessato il pericolo, Agnese tornerebbe a casa ad aspettarmi Lucia, o Lucia ve l'aspetterebbe. Intanto Renzo farebbe spesso qualche altra corsa, a pasturo, a vedere sua madre e a tenerla informata di quel che potesse accadere. Prima di partire, offrì a lei i denari dicendo: li ho qui tutti. Vedete, quei tali, avevo fatto voto anche di non toccarli finché la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se ne avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto. Vi butto dentro i 50 scudi belli e lampanti. Si riteneva che l'aceto avesse virtù pesti. Pestifughe. Che cazzo. No, no, disse Agnese, ne ho ancora più del bisogno per me. I vostri serbatoi che saranno buoni per metter su casa. Renzo tornò al paese con questa consolazione. Di più, d'aver trovato sano e salvo una persona tanto cara. Stette rimanente di quella giornata, era andato in casa dall'amico. Il giorno dopo in viaggio di nuovo, ma dall'altra parte, cioè verso il paese adottivo. Renzo rivede Bortolo in buona salute, ormai il pericolo è passato, si parla di riprendere il lavoro che presenta buone prospettive. Il giovane promette al cugino che presto andrà a trasferirsi lì con la nuova famiglia. Intanto trova una casa più grande e la fornisce di mobili, spendendo parte del suo gruzzolo, ma non molto perché tutto è ora a buon mercato. Dopo parecchi giorni Renzo torna al paese nativo, che trova ancora più notabilmente cambiato in bene, e poi va da Agnese a pasturo per accompagnarla finalmente nella sua casa. Agnese ritorna a casa sua,